Tre giorni golosi a Teramo, dedicati al cioccolato, hanno attirato visitatori e curiosi nel centro storico della città. Un festival dedicato ad un tesoro di bontà, scoperto da Cristoforo Colombo e portato in Europa nel 1502. All'iniziativa di Casa Artigiani Teramo hanno aderito famosi cioccolatieri italiani che hanno messo in mostra la loro arte creativa. Voi utilizzate il cioccolato come una materia per plasmare e per fare delle sculture, è questa la vostra specialità? Sì, sì. Siamo specializzati in questo ambito da più di 10 anni oramai, che andiamo in giro per l'Italia. Portiamo la nostra arte e le nostre bellezze in giro per l'Italia, ma anche all'estero. Chi acquista? Adulti o bambini? Genitori acquistano perché i bambini lo chiedono. Olio extravergine d'oliva al cioccolato, oggi condiremo l'insalata con questo. Sì, abbiamo un'azienda proprio del territorio di Ramano, la tenuta Sant'Ilario di Pineto, che ha prodotto questo olio che è aromatizzato al cioccolato puro. E questa è una grossa novità che noi come Casa Artigiani abbiamo presentato in questa prima edizione del Chocolate Days. Ci auguriamo anche che questa azienda possa giustamente avere anche al di fuori della nostra provincia, della nostra regione, il giusto riconoscimento commerciale. Considerato moneta di scambio dai Maya, il cioccolato ha una storia di 4.000 anni, raccontata ai ragazzi delle scuole teramane con dimostrazioni pratiche di lavorazione. Per questi popoli che vivevano nell'America Latina interessavano le fave di cacao, ovvero quando loro dovevano fare delle cerimonie, dei riti, usavano sbriciolare le fave e fare delle misture con l'acqua e spezie che le usavano sia per curarsi che anche per celebrare i loro riti. Il Festival del Cioccolato a Teramo, organizzato da Casa Artigiani, si è rivelato un successo e si pensa già all'edizione 2018.